Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Piovra. Ora sto per iniziare il nuovo gameplay di Far Cry Porco 2. Ciao ragazzi, bentornati su Dinamo Piovra. Ora sto per iniziare il nuovo gameplay di Far Cry 3. Però prima di iniziarlo volevo chiedervi se avete qualche idea, qualche consiglio su qualche altro videogioco da portare sul canale. O io o quell'altro stronzo, poi vedremo chi dei due lo porterà eventualmente, se ci stuzzica l'idea. Va bene? Iniziamo. Allora, sono andato a caccia di tapiri. C'è una tigre! Cazzarola! Sono andato a caccia di tapiri per ampliare lo zaino. So come ho fatto a sopravvivere. Comunque, stavo dicendo, sono andato a caccia di tapiri per ampliare lo zaino con la pelle di tapiro e l'ho fatto. Adesso però dobbiamo andare, eravamo rimasti che dovevamo andare a la Baia del Sole o Baia dei Pirati. Ora sta qua. Prima di andare là però andiamo a sbloccare questo avamposto. E in effetti adesso che ci penso, forse dopo ci facciamo anche questo. Quindi andiamo subito. Che cos'è? Un tapiro? Ma mi serve? Non lo so, però per sicurezza lo prendiamo. Allora, non so come ho fatto a ammazzare qua la tigre. Ah, se dobbiamo trovare delle foglie verdi. Guarda, parli del diavolo. C'è un altro animale brutto, ho sentito un rumore. Ah! Mi salverò da questa? Oh! Mazza! Ma la pelle me la dai? Sì! Due tigri se siamo fatti, oh! E questa è una tigre bianca addirittura. Però non ha una pelle diversa. Quindi vale come la pelle di una tigre normale. Allora, parlando di foglie verdi, allora ho sbloccato un'abilità che quando raccolgo le foglie in realtà me ne dà due invece di una sola, che è comodo quando... sempre è comodo. Infatti adesso ci prepariamo un po' di siringhette. Ok. Allora, l'avamposto è questo. Allora, vediamo se riusciamo a sbloccare il nostro primo avamposto da fantasmi. Ah, lì c'è un cecchino. Qui c'è qualcun altro? Mi sembra di no. C'è un animale? Sì, allora l'animale sta là. Allora, prima cosa, proviamo a fare fuori il cecchino. Facciamo fuori il cecchino. Presissimo. Adesso apriamo la gabbia dell'animale, almeno quelli stanno un attimo occupati con l'animale. Non so che animale era. Ah, non c'era un animale. Perché sennò li avrebbe attaccati. Ok, va bene. Allora, come facciamo ad ammazzarli tutti senza farci sgamare? Allora, direi che intanto ci avviciniamo, andiamo là sopra. E abbiamo... quello però si sta spostando, aspetta. Perché se si sposta un altro po' c'è la possibilità di ammazzarlo senza farci vedere dagli altri. Non c'è. Vabbè, ci possiamo provare però. No. Se si ferma un attimo. Ok, uno è secco. Vediamo un po'. Possiamo ammazzare anche questo? Allora, stanno ancora là, tutte e due. Ah,
siamo nascosti nelle frasche, quindi teoricamente non ci vede. Senza teoricamente. Questo sta qua. Allora, possiamo seguirlo senza farci vedere? Pezzo di merda. Stanno tutte e due qua. Ce l'abbiamo l'abilità quella che serve per colpire dall'alto? Morte dal cielo. No, non ce l'abbiamo. Allora dobbiamo seguirlo piano piano. Non mi pagano abbastanza per questa vita di merda. Allora dovrebbero essere rimasti solo sti due. Ma vediamo se riusciamo a non farci sgamare. Ho sbagliato tasto. Una tigre. Ah, vediamo un attimo. Perché se... ha fatto la tigre il lavoro sporco. Bene. Allora, però sta... cazzarola. Sono proprio un fallito a caccia dei tigri con il fucile a pompa, però in realtà non lo fareste voi? Eh? Allora, abbiamo sbloccato, abbiamo preso anche un botto di esperienza perché l'abbiamo sbloccato completamente senza essere scoperti. Quindi siamo contenti, è il primo che riusciamo a farlo, anche se con l'aiuto inaspettato della regina della giungla. Allora, riprendiamo solamente le munizioni e vendiamo tutto quello che di inutile abbiamo preso fino ad ora. Ok, vediamo al volo se c'è qualche tesoro dentro l'accampamento, ma dalla minimappa mi sembra di no, quindi ok, andiamo al prossimo. A sto punto ci facciamo pure questo e poi andiamo alla missione. Allora, l'accampamento è di qua. Da qua sicuramente non riusciremo a vedere nessuno. Ma vedo un fascio di luce, forse è un cecchino. Ah sì, sì, eccolo là. Sì. Però è impossibile. Vada. Allora. Ah, c'è una medusa. Le meduse si possono raccogliere? Aia, fa male. No, vabbè. Allora, andiamo all'accampamento. Oh, guarda. Guarda sto figlio di una baldraccona. Bene. Allora, questo è fuori gioco. Abbiamo preso altre foglie. Ora vediamo. Oh. Ah sì. Intanto là ne ho visto uno. Bene. Vediamo se riusciamo ad ammazzarlo senza colpo ferire. Perfetto. Meraviglioso. Meraviglioso. Allora. Vediamo un attimo se da qua. Ah, ce n'è uno qua sotto. Ce n'è uno là sotto. Perfetto. Fuori un altro.
Beh. Cazzo, che hai visto? Che hai visto? Non ci hanno visto però. Non lo so. Non lo so proprio. Mi ha fottuto di nuovo. Eh sì. Dov'è? Io non lo vedo. Eccolo. Ok, vediamo. Nasconditi tu. Ti troverò. Finito. Pure questo da fantasma, eh? Eh? No! Non da fantasma. Vabbè, però scusa, non hanno chiamato l'allarme, no? Quello m'ha sgamato, ma è morto subito. Che merde! Vabbè. Vabbè. Allora, intanto prendiamo. Oh, c'è un'altra memory card. Allora, compriamo l'inventario. Ok. Soldi da buttare. Ah, perché è un obiettivo. Voi forse non lo vedete voi. Allora, ok. A quello che ci serve ora è sbloccare questa torre radio e poi andare a fare la missione. C'è una barca? Sì, perché i miei amici sono venuti con la barca. Vediamo un po' se possiamo. Ah, aspetta, forse dobbiamo. Se vuoi davvero aiutare i Rakiat, da un'occhiata alla bacheca. Ok. Ok. Allora andiamo prima a sbloccare la torre radio là e poi andiamo alla missione che sta sempre su st'isolotto. Dovrebbe essere isolotto. Ok. Ok, allora. Che vuole il dottore? Dottor Ernest? Ciao, sono Daisy. Ah, è Daisy. Ho preso in prestito il telefono del dottore. Come va la ricerca? Faccio progressi. Tu come stai? Bene. Il dottore mi ha mandato in una grotta sotto la casa. È più sicuro, visto che i pirati fanno sempre le spese da noi. Ma senti, ho trovato una cosa. Devi assolutamente vederla. Ok, ci vediamo dopo. Magari anche con i nostri amici. Ok. Ciao. Ciao, zia. Allora. Saliamo. Oddio. Ok. Mazza, oh, sei un equilibrista, Jason. Ok. Allora, vediamo un po' qua su. Si sale. No, sì. Adesso va meglio. Oddio. Ok. Ok. Allora, qui c'è una cassa e eccola qua. Oh, ok. Figo. Su quell'isolotto ci stanno un po' di cosine interessanti. Qual era? Era quello? Sì, io penso, si vede un cazzo. Allora, comunque, dobbiamo andare a fare la missione. La missione è là. È qua. Quindi possiamo prendere questa funivia. Che poi non è proprio una funivia. Ok. Allora.
Una baia dei pirati. Qui ci saranno i pirati, immagino. Oh, eccolo là, guarda. Uno se lo fanno subito, allora. Porco due. Ho fatto un bordello, ho fatto. Cazzarola. Ma vaffanculo, Matteo, va. Va bene, senti, facciamo così. Tu già mi hai rotto i coglioni. Pezzo di merda. Cazzo! Ma dai! Sono morto. Sono morto, regà. No, vabbè. Ok. Allora, con calma, riproviamo con un altro approccio. Magari cercando di prendere la gente col fucile da cecchino invece di missarla completamente. Pronto? Ma dai, devo risbloccare la torre! No, vabbè, questo ve lo tralascio. Questo ve lo tralascio. Quello che succede lo vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti! Condividete, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fate i bravi. Eh? Fate i bravi. Son morto.